Non possiamo così darvi da sedere, dobbiamo stare in piedi tutti quanti perché gli spazi sono pochi, però vi do il benvenuto, la biblioteca, a questa inaugurazione di questa mostra, a nome della biblioteca, a nome dell'amministrazione comunale, poi dopo di me vi parlerà anche Graziella, assessore. 8 marzo, dopodomani 8 marzo, festa della donna, tanti modi per festeggiare la donna. Noi abbiamo scelto già da alcuni anni, questa è già la terza edizione, di omaggiare le donne, in particolare le donne di San Nazaro, evidenziando la creatività della donna. E questa è una edizione, la terza edizione, che vuole continuare la tradizione che abbiamo inaugurato negli anni passati. Abbiamo infatti mantenuto un attimo. Abbiamo mantenuto lo stesso titolo alla mostra, lo stesso logo, proprio per creare questa continuità. Però quest'anno abbiamo fatto una scelta differente, abbiamo voluto creare un omaggio speciale ad una donna speciale che per San Nazaro ha dato molto, ha vestito tantissime donne, è stata amica di tante donne, le ha vestite in modo stupendo proprio perché le conosceva bene, le amava, le coccolava, le consigliava con il suo stile molto semplice, però da un grande professionista, una vera eccellenza, una vera artista nell'arte della sartoria. Eccola. Domenica Maggi. I suoi abiti, alcuni sono qui esposti e rappresentano un primo spaccato di quella che è stata la sua enorme produzione che è proseguita fin quando la salute gliel'ha permesso. Dicevo, i suoi abiti sono unici, perfetti, ma soprattutto non solo perfetti dal punto di vista sartoriale, perfetti per la persona che lo doveva indossare. E quindi personali, veramente calati sulla sua amica, cliente che la coccolava, la consigliava dall'acquisto della stoffa fino all'ultima prova che, come lei ha detto, la eseguiva un'ora prima dell'ora del matrimonio. Quindi era veramente una coccola unica, ecco, farsi fare un abito da domenica. Qui abbiamo una serie di abiti da sposa che vanno dal primo che ha realizzato, è questo, nel 1955, fino all'ultimo che appunto ha potuto ancora con le forze che aveva di realizzarlo. Come vedete sono di epoche diverse, sono di stile diverse e sono sulle persone diverse. Quelle che vedete alle mie spalle sono alcune, l'estratto di una intervista che Domenica aveva rilasciato a Paolo Calvi ed è condensata in una pagina del giornale La Lomellina, che potete vedere anche all'ingresso. Però io ho pensato di riproporre qui in grande perché mi sembra, non so se siete d'accordo, di renderla quasi presente, più partecipe rispetto, insomma, noi, lei ci guarderà dall'alto, però con queste scritte, con questa sua immagine, ce la sentiamo come se fosse qui con noi. È una mia idea, ma credo che sia così condivisa. Ecco, allora dicevo, la mostra, noi abbiamo voluto, siamo partiti come idea dagli abiti di Domenica, quindi la mostra di quest'anno, un po' differente dalle edizioni precedenti, vuole rappresentare un unico, cioè tutto un percorso unico con appunto il privilegio sugli abiti di Domenica.
E quindi, oltre agli abiti, però abbiamo anche altre cose che vi invito a vedere perché sono veramente di qualità e che sono tutte a corredo del concetto che era quello dell'abito da sposa. Quindi, come potete avete visto anche nel manifesto, ci sono i ricami del gruppo delle signore del ricamo, la cui capa è la signora Tebaldi Mara, che non so se è presente, la salutiamo. Poi potete osservare le ceramiche di Chiara, potete osservare i fiori delle nostre due fioriste di San Nazaro, Katia e Anna, potete osservare anche i gioielli di Paola che hanno illuminato, come non ce n'era bisogno, però nell'insieme sono veramente il tocco finale ai nostri abiti, la confettata di Marina, la torta di Paola, che sono lì al centro, che rappresentano così il simbolo della torta nuziale, che è veramente il momento più gradito, ecco, del matrimonio, e Dulcis in fundo, non voglio dimenticarlo, qui c'è un'altra torta, una torta, questa vera, che poi si potrà gustare, ed è stata gentilmente offerta dalla Proloco, che ringrazio, qui è presente Letteria a nome della Proloco, lo ringraziamo, ringraziamo tutta la Proloco perché è un pensiero molto molto carino. Questa mostra, allora, io dovrei fare molti ringraziamenti, intanto mi viene da dire che non è una semplice mostra, è una mobilitazione. Perché per realizzarla, devo dire, oltre alle mie collaboratrici che sono state Nives, Patrizia, Chiara, Maria Rosa, Graziella, devo dire un grazie a Pietro Gatti, perché questa idea di questi alberi da cui scendono svolazzanti gli abiti di domenica è sua. Quindi un applauso a Pietro. Devo ringraziare, ho detto una mobilitazione, sì, perché devo ringraziare, innanzitutto tutte le spose che in modo molto gentile hanno portato il loro abito qui perché permettessimo questa realizzazione. Ma poi servivano i manichini, servivano i bauli, servivano i tavolini, serviva di tutto di più. E quindi un grazie a tutti quelli che in qualche modo insomma hanno contribuito a questo allestimento. È stato difficile, è stato molto articolato, variegato, è stato un bel lavoro e poi non semplice ma bellissimo, perché insomma ci sembra che l'effetto finale sia gradevole. Una sorpresa che abbiamo avuto per esempio ieri, i manichini finalmente li abbiamo, bene, siamo abbastanza ok, facciamo pure tutto l'allestimento, ma i manichini sono di due tagli in più rispetto agli abiti e quindi eccolo qui, nuovo problema. Noi volevamo valorizzare il più possibile tutti gli abiti, ma in alcuni casi avevamo pensato una disposizione e avevamo dovuto modificarla proprio per questo motivo, perché non è così scontato che il manichino possa essere vestito da un abito in modo tranquillo. Poi la nostra cara Domenica aveva la passione di fare la fila di 100.000 bottoni e noi abbiamo litigato con questi bottoni, ecco, alcuni ci siamo riusciti, altri sono rimasti sbottonati, questo era per giustificare qualche dettaglio che magari noterete, era stato impossibilitati, ecco così. Bene, credo di aver detto tutto. E io adesso passo la parola a Graziella, però non so se tra di voi c'è qualcuno che ha conosciuto Domenica e vuole magari, non so, fare un piccolo ricordo, un aneddoto, possiamo
forse no. Sono tutti un po' emozionati, sì, un po' emozionati, perché è effettivamente una mostra che emoziona, perché porta indietro al ricordo di una persona alla quale abbiamo voluto molto bene, ma soprattutto porta indietro anche al ricordo di un giorno, di un momento particolare per molte delle spose che sono qui presenti e che ci hanno prestato questi abiti. Ecco, dicevamo, settimana dedicata alla donna, questo 8 marzo che qui a San Lazzaro abbiamo sempre voluto anche un po' particolare rispetto a certi schemi che non ci piacciono. Non ci piacciono gli spogliarelli maschili, magari, e non ci piace un certo modo di festeggiare la donna che dal nostro punto di vista a volte è persino svilente, se non frustrante. Allora io vorrei approfittare di questo momento, di questa bellissima partecipazione, per lanciare anche un messaggio di valore che riguarda non solo le donne, ma riguarda anche gli uomini sensibili. E il messaggio è quello che ci porta la Carta delle Donne del Mondo. Ecco, questo è un documento che io mi farò anche carico di portare in Consiglio Comunale, perché è bene che alcuni concetti che sembrano a volte scontati vengano costantemente ribaditi, perché non è così automatico, anche in questa nostra società che sembra così evoluta, il concetto di rispetto della donna. Direi a volte purtroppo di rispetto dell'essere umano in generale, ma ancora di più in tanti casi purtroppo una mancanza di rispetto effettivo del ruolo che la donna ha nella nostra società. Allora, partendo anche dal tema che è stato il tema di Expo 2015, Nutrire il pianeta, si è sviluppato un discorso molto ampio che parte proprio dal ruolo che la donna ha sempre avuto nel nutrire, che è una delle sue caratteristiche principali, perché il bambino quando nasce e cresce perché è nutrito dalla mamma, dal seno della mamma. Accanto a questo concetto, che sembra un concetto forse banale, noi vogliamo, con questa Carta delle Donne del Mondo, che vi invitiamo a sottoscrivere, è un impegno, come dire, etico che ci prendiamo tutti insieme, ecco, leggere i temi che questa carta propone, proprio legati al concetto del ruolo della donna nella nostra società, allo sviluppo di politiche che siano politiche di conciliazione tra il lavoro che la donna svolge fuori casa e il lavoro che svolge in casa, il grande lavoro di cura che ancora oggi è prevalentemente e direi quasi esclusivamente in capo alle donne. Al ruolo che la donna ha nel mondo del lavoro, a come ancora oggi purtroppo spesso è sacrificata sia dal punto di vista delle opportunità sia dal punto di vista proprio economico, perché ancora non siamo a quella parità retributiva che spetterebbe. Ecco, questi sono alcuni dei temi che ci propone questa Carta delle Donne del Mondo. Ed è una carta che trovate scritta in italiano e in inglese, perché tanti comuni, tante città italiane e straniere stanno condividendo, perché partendo da questi concetti che sembrano semplici ed elementari, ci può essere una mobilitazione di coscienze per far sì che ancora oggi e per il futuro il ruolo della donna nella società venga valorizzato e continua a essere valorizzato e soprattutto rispettato così come deve essere. Per cui vi ringraziamo, se vorrete sottoscrivere questo documento, lo condivideremo poi anche in Consiglio Comunale, e che dirvi,
buona visita, tra poco faremo questo taglio di questa ottima torta che la Proloco ci ha gentilmente offerto e vi invitiamo a passare parola alle vostre amiche perché vengano a godere di questo momento, che è un momento che durerà una settimana e resterà comunque un momento unico. Grazie. Ci siamo guardati bene negli occhi quando siamo usciti. Innamorati.